Di che cosa parla questo libro, Simone? Ah, quello racconta la storia di Harold, un supereroe che va su Marte per salvare il suo cane Charlie. Wow! All'inizio, Charlie viene rapito dai pirati di Marte. Così Harold indossa la maschera e il mantello e su, vola verso lo spazio. E poi che succede? Come va a finire? Non lo so, la mamma non mi ha letto la fine. Bambini, stasera io e papà usciamo. Cosa? Chi mi legge la fine della storia di Harold? Te la leggerò domani, promesso. Questa sera io e papà andiamo al cinema. Mamma, mamma! Noi due con chi restiamo? Con il nonno e la nonna? No, piccolo mio, vi farà compagnia la babysitter. Scommetto che è lei. Venite, bimbi. Oh no, sarà sicuramente una vecchia strega piena di rughe. E magari ci costringerà a mangiare per cena zuppa alla bava di Rosmo. La cena è già pronta, va soltanto riscaldata. Cos'è questo broncio? Coniglietti. Io sono sicuro che vi divertirete un mondo. Bambini, vi presento Miriam. Miriam, Simone e Gaspare. Ehi, hai visto? Non è una vecchia strega. No, posso darvi un bacio? Ciao Simone. Ciao Gaspare. Ehi, mi sbagliavo, non ha neanche una ruga. A domani, coniglietti. E buon divertimento. Venite, è ora di cena. Scommetto che avete fame. Deliziosa questa pasta. È per voi? Sì, certo che è per noi. Sì, e dentro non c'è neanche un po' di bava di rospo, che è disgustosa. Ah, davvero? Invece, io vado matta per la bava di rospo. Gnam gnam, com'è buona la bava di rospo. Sto scherzando, bambini. Stasera, per cena c'è pasta per Gaspare. Ah, grazie. Pasta per Simone. Grazie mille. E pasta anche per me. Non è colpa mia se il ketchup ha fatto una puzzetta. Sta tranquillo. Ecco, ora ne ha fatta una ancora più forte.